tutti, oggi sono qua per rispondere alle vostre domande riguardo ai miei gatti. Vi avevo infatti chiesto su Instagram e su Facebook di farmi delle domande inerenti ai miei micioni, perché io ne parlo continuamente qua su YouTube, però molti di voi mi scrivono in privato per chiedermi quanti gatti ho, come mi comporto, che cosa mangiano, come li gestisco, e quindi ho pensato potesse essere una buona idea racimolare un po' di queste domande e condividerle qua su YouTube. La prima domanda è di Serena Libri Molto Altro. Sarebbe bello se ci ripresentassi uno per uno raccontando una stranezza per ognuno di loro, nel senso cosa gli piace fare di strano o magari un ricordo particolare. Questo è Chico, il primo gatto arrivato nella mia famiglia. Il nome gliel'ha dato mio babbo ed è un riferimento ai fumetti. Mi odia sin da piccolo, non so per quale motivo, non ama farsi accarezzare né coccolare e mia mamma dice che ha il carattere uguale al mio, ma io non ci credo. Lui è Chris, il secondo micio arrivato nella nostra famiglia, ha circa 10 anni. Ciao Chris! È molto appiccicoso, l'unico gatto rossiccio. Miau. Sì, gli piace azzuffarsi e qualcuno gli ha morsicato l'orecchio. Non uno dei miei gatti, uno dei gatti randagi dei vicini che non castrano i gatti, quindi vengono a romperci le scatole, vero Chris? Vai a vedere che begli occhietti che hai. Lei ormai la conoscete, è la Cibi. Ha 4 anni, questa è la coda di Charlie, ed è l'unica femmina della nostra famiglia. Ma è il momento della Cibi, spostatevi! Guardate con che fierezza sta lì e non si gira. Cibi è la più piccolina in fatto di grandezze, ha la coda più corta e le zampe anche più corte rispetto agli altri, per quello che sembra un po' più tozza. Oltre ad essere rotondetta, scusami, Civi, è la verità. Oltre ad essere rotondetta, sembra ancora di più tozza proprio per questo, perché ha gli arti più piccoli. Questo è Charlie, il quarto arrivato in famiglia. È il gatto, diciamo, più possente, è proprio enorme, grande, non grasso. No, scusami, Charlie. Non sei grasso, hai solo i zamponi e ha il pelo più soffice e un po' più lungo rispetto agli altri gatti. Poi ha questo pattern un po' maculato che fa molto gatto della savana. Sei un gatto della savana, guarda te. Ha degli occhi bellissimi, secondo me, perché sono di questo verde brillante. Questo piccolino qua è invece Cersei, l'ultimo arrivato in famiglia, ha 2 anni ed è super coccolone. Una volta era molto più coccolone di adesso, in realtà ultimamente è diventato un po' selvaggio, però lo amiamo ed è un tesorino. Ama dormire attaccato agli altri, ama il calore degli altri amici. Nocturnal Blaze, vorrei sapere quali sono gli aspetti positivi e quelli negativi, se ci sono, visto quanto sembrano adorabili i tuoi amici, dell'avere tanti gatti. Allora, innanzitutto grazie Sara, sei sempre gentilissima. E gli aspetti positivi sono senz'altro avere qualcuno di cui occuparsi, avere qualcuno magari che ti sta accanto nei momenti difficili, perché può sembrare una cosa banale, però gli animali sentono veramente tanto quando magari sei giù di morale o hai bisogno di loro, quindi avere il supporto di più gatti invece che uno solo, soprattutto vivendo in campagna, quindi in uno spazio molto aperto in cui i gatti possono girare, andare ovunque, ho quasi sempre la certezza di avere un gatto in casa da coccolare che mi stia vicino. Gli aspetti negativi sono senz'altro il fatto di avere tanti animali di cui occuparsi, quindi le spese del veterinario perché vanno vaccinati comunque una volta l'anno, le spese in crocchette, nel cibo, prendersi comunque cura con, che ne so, l'antipulci, l'antizecche. E sicuramente a volte diventa difficile la convivenza fra di loro perché loro non hanno scelto di stare insieme, sono io che ho scelto un gatto qua, un gatto là, un gatto di su, un gatto di giù e li ho messi assieme, quindi non hanno scelto la compagnia e spesso non si trovano tantissimo d'accordo. È una cosa abbastanza gestibile perché ho uno spazio molto grande, vivono in campagna, quindi possono girare liberamente e quindi i conflitti, diciamo, sono minimi, però potrebbe essere un aspetto negativo anche questo, la convivenza fra gatti.
Joe Dragonheart, ciao Donny, allora, uno, riconoscono qualche parola? Sì, in genere riconoscono il loro nome, soprattutto la Chibi, cioè io basta che apro la porta di casa e dico Chibi, e lei dovunque si trovi riesce a raggiungermi e ad arrivare in casa, proprio come un cagnolino. E oltre a questo, il suono di quando apriamo il cesto dove ci sono le crocchette o quando prendiamo le crocchette, lo sentono ovunque essi siano, loro sentono il suono del cibo. 2. Qual è il più coccolone? Allora, io ho due tipi diversi di coccoloni. Uno è Chris, il mio gatto rosso, quello un pochettino più cicciotto, che è coccoloso nel senso che ti si appiccica addosso, ti segue, vuole proprio starti addosso, vuole avere tutte le attenzioni su di sé, che tu sia appunto della famiglia o un estraneo, non importa, ti segue ovunque, vuole stare appiccicato. L'altro tipo di coccolone è Charlie invece. Lui, se vuole le coccole, viene a cercarle in maniera veramente ossessiva, cioè ti prende la mano, vuole assolutamente che gli fai le coccole, poi inizia a farsi le unghie su di te se non gli fai, oppure inizia a morderti i piedi se non gli fai le coccole, quindi lui vuole proprio le coccole fisiche, che gli passi la mano soprattutto sulla testa, gli piace, mentre Chris gli basta starti appiccicato e seguirti. 3. Riescono a convivere bene fra di loro? Complimenti per i tuoi video, continua così, sei bravissima, grazie mille. Riescono a vivere abbastanza bene fra di loro? Cersei va d'accordo bene o male con tutti, non litiga quasi mai con nessuno, in genere gioca soltanto con Charlie. L'attaccabrighe è la Chibi, che per qualche motivo odia tutti e quindi ogni tanto si azzuffa, ma sono quelle zuffe veramente piccole, non si sono mai fatti del male seriamente, non abbiamo mai dovuto separarli nelle stanze, vivono sempre assieme, comunque ripeto, qua viviamo in campagna, in uno spazio molto aperto da gestirsi, quindi sono molto molto rari i conflitti. Martina CVL04, avere 5 gatti non è facile, qual è quello diciamo un po' più impegnativo? Probabilmente la Chibi, per il semplice fatto che litiga spesso con gli altri, vuole che la sua ciotola sia lontano dagli altri se no non mangia, che non gli si avvicini nessuno se no lo caccia via, gli soffia. Stessa cosa succede quando magari vuol venire qua sul letto, se c'è qualche altro gatto inizia a soffiare, a cacciarlo. Spesso quando si arrabbia con noi perché magari le abbiamo fatto un torto, si attacca alle tende, si fa le unghie sul divano, sulla poltrona, sulla sedia, insomma è veramente tremenda. Quando era piccola era una cosa ingestibile. Io ho avuto appunto 5 gatti e la Chibi è stata veramente la peggiore. Da piccola era il demonio. Io non ho mai più ripreso una gatta femmina proprio per questo, perché la Chibi è stata ingestibile. Michaela Rose Shideki, spero di averlo detto bene, seguite un programma alimentare preciso per i vostri gatti? Sì, nel senso che gli diamo da mangiare soltanto crocchette per gatti sterilizzati. La quantità invece purtroppo non riusciamo a tenerla sotto controllo, perché spesso e volentieri non mangiano nella propria ciotola, ma vagano, si scambiano frequentemente la ciotola dove mangiano, quindi facciamo fatica a dargli una certa quantità. In genere però mangiano 3 volte al giorno, tipo a colazione, a pranzo e a cena. Io evito il più possibile di dargli degli snack, diciamo, fuori pasto, perché appunto non gli fa bene. Gli fa bene mangiare poco, spesso durante il giorno, però ecco, abituarli che possono mangiare quando vogliono e basta che vengono lì, ti miagolano e ti strisciano sulle gambe, no, non va bene, cosa che invece fa mia mamma. Che peculiarità hanno? Diciamo che ognuno ha un carattere diverso, ci sono alcuni che sono magari un pochettino più introversi, non gli piace particolarmente essere coccolato, se ne sta sempre per i fatti suoi, come ad esempio Chico, mentre la Chibi a volte è appunto lunatica, scontrosa, attacca tutti, non ne vuole sapere, si vendica su di noi attaccandosi alle tende, e altre volte invece coccolona, viene nel letto che vuole le coccole, dorme con me, quindi la peculiarità diciamo è che hanno caratteri diversi, sarebbe molto lunga la questione. Come ti rapporti a loro? Scusa le tante domande, un bacione e un mega abbraccio, grazie mille. Come mi rapporto a loro? È una domanda interessante, perché penso forse di non aver capito bene il senso. Io in genere li tratto sì come se fossero
bambini miei, ma cerco sempre di ricordarmi che sono degli animali. Questo perché spesso e volentieri le persone cercano una logica umana nelle azioni degli animali, che è una cosa secondo me molto ma molto sbagliata. È ovvio che io ci sono molto affezionata e a volte tendo a trattarli come se fossero delle piccole personcine, però cerco sempre di tenermi a mente comunque che sono degli animali che hanno certe esigenze, non li costringo mai a fare qualcosa che non hanno voglia di fare. Li coccolo quando sono in casa o vengono appunto da me e cercano le coccole. In genere quando vado fuori in giardino ed è una bella giornata, cerco di giocare con loro, magari con un rametto, appunto qua in campagna ci sono tante cose con cui poter giocare, rametti, foglie, sassi, e cerco quindi di stimolarli, di giocare con loro e spesso giocano fra di loro senza che io debba fare nulla, si rincorrono, si azzuffano, altre volte invece dormono assieme, si leccano, soprattutto tipo Cersei e Charlie, mi danno proprio l'idea di due fratellini. E ah sì, un'altra cosa che faccio tanto con loro è fare foto. Faccio tantissime foto a loro, con loro, anche i video. Mi piace tantissimo immortalare vari momenti della loro vita. Anna Books, la mia domanda è: come passi il tempo con loro? Bene o male, ho già risposto alla domanda precedente. Se si fanno coccolare tutti allo stesso modo o il modo in cui giochi con loro? Ovviamente non si fanno tutti coccolare allo stesso modo, anche perché ogni gatto, diciamo, ha i suoi punti preferiti. Ad esempio, alla Cibi piacciono molto le guance, a Cersei la pancia, ed è l'unico che si fa toccare la pancia. In genere è un punto che i gatti non si fanno mai toccare. Chico non si fa coccolare quasi mai, il più delle volte magari si fa fare due carezze e poi ti graffia. Anche a Charlie piacciono molto i grattini sulla testa, anche a Cersei piacciono anche sotto, tipo sotto le zampe, nelle ascelle diremmo noi. E quindi no, ognuno ha il suo punto preferito dove essere coccolato. E inoltre, da quanto tempo li hai? Il più vecchio, che è Chico, è arrivato, mi sembra, nel 2005, quindi 11 anni fa. Dopodiché, l'anno dopo, abbiamo preso Chris. Poi sono passati alcuni anni prima di prendere la Cibi e dopo la Cibi sono arrivati l'anno dopo Charlie, l'anno dopo ancora Cersei. Silvi Carpena, la mia domanda riguarda cosa significa il tuo rapporto con loro. Mi spiego meglio. Io sono cresciuta in mezzo agli animali, abitando in campagna, e mentre sono riuscita ad instaurare dei rapporti bellissimi con i miei cani, gli manca la parola, con i gatti non riesco ad affezionarmi così tanto, perché non c'è un rapporto così diretto e personale come con i cani. Non fraintendermi, amo e ho amato alla follia i miei gatti, però non riesco a viverli così intensamente come invece posso fare con un cane. Un bacio. A me adesso invece capita proprio il contrario, nel senso che faccio fatica ad affezionarmi magari al cane di qualcuno e anzi mi dà un po' fastidio quando mi vengono vicino, mi saltano addosso, mi leccano, è una cosa che proprio mi dà molto fastidio come si comportano, forse perché sono più abituata ai gatti adesso, però io in passato ho avuto un cane con cui avevo un rapporto veramente molto ma molto speciale e quando poi è morto, ho deciso di non prendere più nessun cane proprio per questo, perché avevamo un rapporto unico, cosa che penso di avere adesso invece con i miei gatti. Abbiamo dei caratteri molto simili, quindi ci troviamo bene secondo me anche per questo, perché sono indipendenti, non hanno bisogno di continue cure, attenzioni, non devo portarli a spasso, spesso non mi fanno la festa, che può sembrare una cosa che magari dispiace, però a me non dispiace così tanto perché io comunque ho bisogno dei miei spazi, ho bisogno. Quando sono girata di stare da sola, mi lasciano da sola, o quando magari sono triste, sto male, mi cercano, mi salgono sul pancino, si stendono. Io ho un rapporto particolare con loro proprio per questo, perché penso che ci assomigliamo per tanti aspetti e ci rispettiamo un pochettino a vicenda, negli spazi e soprattutto nei tempi, secondo me. E non so se quello che ci lega di più è il fatto appunto che siamo simili, che abbiamo una indole molto affine, perché quando vedo altri gatti per strada è come se capissimo di essere sulla stessa lunghezza d'onda, io magari mi avvicino, il gatto si avvicina, anche se è diffidente, comunque ci guardiamo,
È come se ci capissimo, non lo so, questa sensazione con i gatti, che loro riescano a capirmi anche senza bisogno di parole, senza necessariamente del contatto fisico. Quindi penso che dipenda molto anche dall'indole, dalla personalità di una persona. Federica Giulia Pinto, come sei riuscita a farli convivere serenamente tutti insieme? È una domanda molto interessante perché penso di non aver fatto niente io, semplicemente pian piano gli altri gatti si sono abituati alla presenza di un nuovo individuo nella casa. Inizialmente quando ho portato i cuccioli in casa, in genere un cucciolo in casa, ho sempre cercato di tenerlo in una stanza separata rispetto agli altri, di far avvicinare un gatto che era già presente in casa, quindi adulto, per volta vicino al nuovo gattino in modo da farlo annusare, e li tenevo d'occhio, controllavo come reagiva questo gatto alla presenza di un nuovo ospite, come si relazionavano, e pian piano li ho lasciati insieme sempre per più tempo finché semplicemente non si sono abituati alla presenza di un nuovo inquilino in casa. Non ci sono stati in realtà problemi con nessuno. Qual è il tuo gatto preferito, se ce n'è uno? In teoria non dovrei avere un gatto preferito, ma la Cibi è sicuramente nel mio cuoricino perché è l'unica principessina di questa casa. Vorresti avere anche uno di razza? Al momento no, perché non conta tantissimo se non per quanto riguarda l'estetica, mentre io faccio molto più affidamento al rapporto fisico che ho con i gatti, al rapporto proprio che ho a pelle. Tutte le volte che andavo a scegliere comunque un gattino nuovo mi affidavo molto a quello, a che sensazioni mi davano, e più che all'aspetto fisico, insomma, anche perché erano comunque tutti trovatelli molto molto sfigati i miei gattini quando li ho presi. Isabel Ritz, ciao, qual è il momento della giornata in cui dai loro più attenzione? Probabilmente quando sono a casa. Spesso la mattina lavoro, quasi tutte le mattine lavoro, e i pomeriggi che sono a casa, ma soprattutto la sera, sono quei momenti in cui loro rientrano dai loro giri per la campagna, in genere perché vengono appunto a mangiare, quindi dedico loro più attenzione appunto quando sono a casa, e la sera magari ci spanciamo sul divano con un gatto da accarezzare, coccolare. Cosa significa per te averli intorno? Una grande gioia infinita. Per me i miei gatti sono veramente la felicità fatta in carne e ossa. A me piace tantissimo giocare con loro, anche solo coccolarli, guardarli, anche solo fotografarli. Penso che abbiano dei tratti veramente magnifici, sono delle creature perfette, stupende. Poter coccolarli, sentire il loro pelo così soffice o ispido a seconda del gatto, ricevere attenzioni da parte loro, quindi loro che saltano magari sulla pancia e vogliono le tue attenzioni, oppure io che voglio le loro attenzioni e quindi facciamo un po' la lotta, giochiamo insieme. È molto bello, soprattutto quando passi molto tempo da sola, non hai modo di rapportarti con altre persone o semplicemente appunto sei da sola. Avere qualcuno che ti dà attenzioni o comunque su cui sfogare le tue attenzioni è molto bello. Rex Aura, pensi che i gatti percepiscono il malessere del proprio padrone? Secondo me sì, anche perché tutte le volte che sono stata poco bene, tipo influenza, febbre, di solito mi stendo o nel letto o sul divano con una coperta, e puntualmente arrivano due o tre gatti sopra di me che si acciambellano tipo sulla pancia, sui piedi o di fianco, e si lasciano coccolare come se nulla fosse, quando in genere sono abbastanza restii a farlo. Silvana Lepore, da quanto tempo ce li hai e come li hai avuti? Allora, il più grande Chico ce l'ho da 11 anni, mentre gli altri, cioè Chris è arrivato un anno dopo, poi sono passati diversi anni prima di prendere la Cibi, mi sa che ha 4 anni adesso la Cibi, poi l'anno dopo la Cibi è arrivato Charlie, l'anno dopo ancora Cersei. E come li ho avuti? Chico ce l'ha dato un amico di mio babbo, l'ha preso lui senza che io ne sapessi niente, mentre Chris ce l'ha dato l'amica di una mia sorella. La Cibi sono andata a prenderla io da una famiglia che dava via dei gattini, così come Charlie, mentre Cersei è stato ritrovato da una nostra conoscente, e siccome non riusciva a tenerlo in casa perché la gatta che aveva già in casa lo cacciava di continuo, lo aggrediva,
ha pensato di darlo a noi, visto che avevamo già altri gatti e spazio in cui tenerlo. Hanno delle stranezze, comunque sono bellissimi e anche tu sei meravigliosa. Mi saluti, un bacio. Ciao Silvana. Hanno delle stranezze, certo, ognuno di loro ha comunque un carattere un po' particolare e diverso. Ne ho citate da tantissime di stranezze riguardo loro. Una magari che non ho fatto presente è che Cersei, quando vede un altro gatto, vuole assolutamente stendersi, dormire abbracciato o accanto a questo altro gatto, vuole proprio il contatto e la trovo una cosa dolcissima, mi fa molto da fratellino. Naomi Ingenito, quanti gatti hai in tutto? 5. Come scegli il nome per un nuovo gatto? Allora, lo scelgo con la lettera C, semplicemente. Deve essere un nome che magari mi piace o suona particolarmente bene, però deve iniziare per la lettera C. Non so bene per quale motivo, perché in realtà i primi due gatti che abbiamo preso gli abbiamo dato un nome molto, tra virgolette, a caso. Non abbiamo pensato a chiamarli con la stessa lettera iniziale. E è stata una cosa puramente casuale, però quando poi ho preso la Cibi ho voluto trovare un nome che iniziasse per C e da lì è partita la tradizione di chiamare ogni gatto con la lettera C come iniziale. Eleonora Cito, i ricordi migliori che hai legati a loro e quelli più brutti? Allora, i migliori sono senz'altro i primi giorni con i gatti, che possono essere sia i migliori che i peggiori, perché molti di loro erano veramente delle pesti da piccoli. L'emozione di andarli comunque a prendere, di portarli a casa, vedere come si relazionavano con me, con la casa, con gli altri gatti, sono sicuramente le prime cose più belle che sono successe, oppure vedere semplicemente che Cersei impara a salire le scale, cosa che non faceva mai, oppure viene a cercarmi sul letto, o gli altri gatti in generale mi vengono a svegliare in camera, si siedono, si stendono, si spanciano sul letto, vogliono le coccole, sono tutti momenti belli e felici. Fra i più brutti c'è sicuramente la paura dei primi giorni che si facciano del male, che qualcuno per strada li prenda sotto, cosa che è capitato con un gatto che avevo. Me l'hanno proprio investito qua di fronte casa. La cosa più brutta che è successa recentemente è che il gatto più grande qui in casa, Chico, è stato investito e in questo incidente ha perso un occhio. Grazie al cielo sta bene, ha ripreso a mangiare perché si era rotto l'osso e appunto un occhio gli è diventato cieco, l'altro si era infossato e poi si era ammalato, insomma, l'abbiamo dovuto operare diverse volte, però sta bene, è un po' toccato, nel senso che è un po' sciocchino a volte, non so se per la vecchiaia o per il fatto che abbia, che sia stato appunto preso sotto da un'auto, però è comunque un patatino, a volte mi inquieta un po' perché mi guarda con l'occhio cieco e io sono tipo, ma perché mi guardi con l'occhio cieco, che cosa vuoi? Però ecco, sono felice che stia bene. Queste erano quindi le mie risposte alle vostre domande. Se avete altre curiosità riguardo i gatti, mi raccomando, fatemi sapere qua sotto. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!